due giorni di orientamenti per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che avranno la possibilità di conoscere l'offerta formativa delle scuole superiori. Due giornate molto importanti per la scuola spezzina. Sicuramente, due giornate che abbiamo voluto dedicare alla scuola intesa come studenti e studentesse, come docenti e anche alle famiglie, perché nella scelta verso l'istruzione superiore, quindi l'istruzione di secondo grado, è importante che tutti questi attori lavorino insieme per orientare i nostri studenti. E queste due giornate, questo momento vuole essere un momento nel quale un po' tutta la comunità si raccoglie per presentare loro le offerte per il loro futuro. Un evento in un luogo veramente bello e accogliente. Sì, assolutamente, per questo dobbiamo ringraziare sicuramente l'autorità portuale che ci ha dato la possibilità in questi due giorni di allestire l'evento. L'Istituto Alberghiero Casini rappresenta un'offerta formativa che è un trampolino di lancio per il mondo del lavoro. Assolutamente sì, perché l'Alberghiero Casini è sul nostro territorio una, direi, fra le scuole che offre le maggiori opportunità di impiego. All'alberghiero si impara a lavorare nell'ambito del turismo, della gastronomia. I ragazzi vengono inviati a fare stage in alberghi di altissimo livello, sono stati recentemente a Nizza in un albergo 5 stelle, siamo in partenza con dei PCTO all'estero, probabilmente in Irlanda e in Spagna, perché vogliamo appunto che i nostri ragazzi siano pronti a lavorare nell'ambito dell'enogastronomia e del turismo, ma nel modo più alto, con la professionalità più elevata. Abbiamo la nuova sede di Sarzana, quindi una sede molto bella. In questa sede la parte laboratoriale la facciamo il martedì presso un ristorante, il Fuing di Sarzana, quindi diciamo che abbiamo tutto per poter fare veramente bene. Domani al Salone Orientamenti ci sarà un evento online particolarmente interessante dal titolo L'importanza dell'orientamento nei bisogni educativi speciali, un progetto di vita per ogni studente, organizzato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, dall'ASL 5 e dal Centro Territoriale di Servizi.